Lo so ragazzi, avete perfettamente ragione. Che cosa sta diventando questo canale Twitch? Fa cagare. Lo so. Però non è colpa mia se qui la vicenda sta divenendo più intricata di un romanzo di Agatha Christie. Che cosa è successo? Tra l'altro vi dico subito che a breve torneremo a fare finalmente quello che ci piace, non il sesso, insomma quello spero lo facciate costantemente, ovvero parlare di cinema, perché a breve uscirà Joker, uscirà il film di Tarantino, non Joker, il giocatore senza denti, ma torneranno finalmente le recensioni su questo canale, anche se l'ultima è di poco tempo fa, quella di Midsommar. Vedo che tra l'altro sono i video meno visti su questo canale le recensioni, ma è chiaro, è una cosa più di nicchia, ma non ce ne frega un cazzo. Cioè, io faccio video quando ho bisogno di dire qualcosa. Posso anche vedere dei film, ma non mi sento di aggiungere nulla al film che ho visto, quindi taccio. In questo caso non taccio. Perché? Perché dopo i tre episodi precedenti, sta divenendo veramente Game of Thrones, siamo alla quarta puntata, invece che i segreti di Twin Peaks ci sono i segreti di Twitch, ci sono nuovi aggiornamenti. In questi ultimi giorni è successo un delirio, un'isteria di massa, una pandemia su Twitch. In particolar modo parlerò di Twitch Italia perché è ciò che conosco, ma ci sono due fattori importanti di cui vi parlerò. Uno riguarda Twitch in generale, e infatti questi cambiamenti hanno toccato anche streamer americani, tra tutti il dottor Disrespect, che è stato bannato per aver filmato un bagno pubblico durante una stream, e un'altra invece tocca Twitch Italia, quindi ci riguarda personalmente. Quali sono questi due fattori che ho potuto apprendere parlando anche con altri streamer molto grossi, senza fare nomi non ci interessa? Il primo è che Twitch sta cambiando la sua linea editoriale, potremmo dire così. Nel senso che si è stufata di contenuti un po' borderline, contenuti politicamente scorretti, e vuole pulire l'immagine della sua azienda lasciando solamente canali totalmente innocui. E questo vale proprio per Twitch, va bene? Quindi su questo nulla da obiettare, se non il solito discorso che ho fatto. Ruttino, scusate, è colpa sua. Se non il solito discorso che ho fatto negli altri video, ma che non riprenderò oggi, state tranquilli, non parleremo di scenari orwelliani, perché mi sono rotto i coglioni anche io, sennò poi mi danno dello scemo, mi danno del pazzo, nonostante... Andatevi a rivedere i miei video precedenti. Il primo video di settimane fa fu deriso da tutti, perché ci riguardava personalmente, riguardava soltanto il canale Cerbero Podcast e pochi altri, inascoltati. E quindi, ma sì, è Marra che si lamenta, ma trasgredite le regole, non rompete le palle, seguite le regole e tutto andrà per il verso giusto. Visto che adesso, come vi dicevo, è scoppiato questo caso di ban assolutamente allucinanti, beh, anche gli altri streamer stanno cominciando a dire: forse quello stronzo aveva ragione. Tu sei libero di esprimere determinate cose in determinati spazi soltanto per il tempo che intercorre tra la costruzione di una fattoria e la fine di quella costruzione. Mi sono arrivati tantissimi direct in questi giorni su Instagram, anche di altri colleghi della piattaforma, dicendomi: Marra, avevi ragione. Ma non perché devo stare qui a fare il figo, wow, c'avevo ragione, che bello, odio avere ragione, no? Tipo qual è, chi era nel film di Nolan, quando Alfred fa: odio dire gliel'avevo detto, però gliel'avevo detto, maledizione. No, in realtà, come dicevo nel primo video, io sono pienamente consapevole della velocità di cambiamento di queste piattaforme. Però, senza toccare il suo discorso appunto della totale direzione verso cui stiamo andando, che è preoccupante, non si può più dire nulla, stiamo andando verso degli universi web, degli spazi web totalmente fasulli, ipocriti, dove non si può più dire la parolina, anche se contestualizzata, perché è brutta e cattiva, e io insomma inviterei queste persone a risentirsi ciò che diceva George Carlin, o anche quel magnifico monologo di Dustin Hoffman dove ribadisce: negri, negri, negri,
proprio per depotenziare la potenza di quello, per depotenziare appunto l'impatto di questa brutta parola che finché rimane sopita come Voldemort fa ancora più paura, prende ancora più potere come i mostri lovecraftiani. Quando invece questa fobia del mostro, in questo caso del termine, della parola, viene sdrammatizzata, viene esorcizzata, ecco, è in quel momento che la parola viene meno, che il potere negativo della parola viene meno, e anche il potere dei mostri lovecraftiani. Quando non credi più in un mostro, quel mostro perde la sua potenza. Questo vale per tutto, anche per Dio. Il caso della bestemmia è emblematico, ci ho fatto un video anche su quello. Tornano sempre le mie riflessioni, e anche insomma, rivedendo vecchi video, nonostante il cringe, noto che c'è una sorta di connessione in questo universo marresco, perché evidentemente sono i temi su cui spesso rifletto, e derivativi dagli artisti, dagli scrittori e dai registi che nel corso della mia vita ho visionato. Quindi che cosa succede? Succede che non è più soltanto il cervello ad essere stato colpito. È stato colpito Zano, perché ha detto negro, nonostante a lui ovviamente abbiano abbassato il ban da un mese a una settimana, mentre noi siamo qui ancora come stronzi ad aspettare la risposta da parte di Twitch per un'eventuale riduzione della pena, e questa cosa fa veramente ridere. È stato bannato Mollu, che è un altro streamer, è stato bannato perché facendo una reaction ad un video di Sim Workout, che saluto il caro Simone, all'interno di questo video caricato su YouTube, Simon Workout inquadrava una ragazzina senza reggiseno, una bambina, che sembrava anche un bambino, ma questo è un altro discorso, e Twitch ha bannato questo ragazzo, Mollu, per pedopornografia. Anche se ci sono delle norme interne a Twitch, dato che ormai me le sono lette praticamente tutte, perché non sarebbe possibile fare questa rassegna stampa senza informazione, no? Veramente mi sembra di dover consultare l'almanacco di Tolkien, il bestiario di Tolkien. Ogni volta c'era una norma che in realtà tutelerebbe gli streamer a mostrare i contenuti che sono presenti anche su YouTube, su piattaforme di altro tipo, perché hanno più o meno delle policy simili per quanto, insomma, però niente, l'hanno bannato per pedopornografia, perché in una reaction di un video di un'altra persona caricato su YouTube, questa persona inquadrava una bambina, va bene. È stata bannata una ragazza di nome Violet perché lei fa spesso video in cui appunto si allena, fa alcune cose, e è stata bannata per il top, per un top, ok, che ha sempre utilizzato, che utilizza tranquillamente. Adesso arriverò al punto e vi dirò perché c'è questo cambiamento, non è un caso. Anche gli Arcade Boys, con cui ho parlato prima, hanno ricevuto la loro prima segnalazione, non sono stati bannati perché era la prima volta, quindi gli è arrivato l'avviso da parte di Tines, di Twitch Italia, perché Barlow aveva salutato la chat con i loro classici saluti d'arcade, quindi con il solito, diciamo, torpiloquio goliardico che loro utilizzano nei video, e credo anche in questo caso Barlow abbia utilizzato la parola negro. Veramente una fobia incredibile, non si può più di un cazzo. A banda dei froci! È vestito come uno scolaretto modello. A banda dei feroci! Che chi è? Nulla, poi arriva nei live contro. Ci dissociamo. Con sto calo riuscite pure a stare sul computer, a froci! Sono omofobo? A negri? Ma lo posso dire perché... Io lo posso dire perché c'ho un po' di sangue nero, lo posso dire perché magari mi invento che lo prendo al culo, o non posso dirlo. Non posso dirlo comunque. Non si riesce a contestualizzare. Non si riesce. Va bene. Va bene. Ci sono froci all'ascolto? Siete rimasti offesi? Sottoscritto? No, perché in tal caso potreste vedere le mie circa 400 live in cui difendo determinati diritti di minoranze. Ma tanto è influente, giusto? Perché non, insomma, il contesto non conta nulla. Va bene. E non si può più fare satira, non si possono più fare battute, ma va bene così. Poi, quindi anche gli Arcade hanno subito, alla fine, non un ban, perché è stata la prima volta, un richiamo che sfocerà in ban se continuano. Quindi anche altri streamer cominciano a farsela sotto. Non farò i nomi anche qui, ho parlato con tantissimi streamer, ci stiamo anche mettendo d'accordo per vederci tutti al Games Week a Milano. Tra l'altro il Cerbero Podcast sarà presente il Games Week. Noi arriviamo a Milano il 26. Non vorrei dire stronzate, ma credo il 26 fino al 29.
quindi se volete beccarci siamo lì. E penso che andrò con una maglietta bianca, mi compro una maglietta bianca tipo da OVS e ci scrivo col pennarello I'm banned, una cosa del genere. Oppure io non posso entrare, come quello dei cani con la faccia del Cerbero, lo disegno io. E niente, quindi ci stiamo mettendo d'accordo anche con altri streamer. Omiatol è stato bannato, me lo stavo dimenticando. Panetti è stato bannato, anche lui ha ricevuto una segnalazione, ma siamo sempre lì tutti. Cioè c'è stato veramente un'epidemia nei confronti dei canali che non sono politicamente corretti, che sono un po' borderline, che dicono la parolina, che fanno la battutina. Poi, per carità, torniamo sempre al solito discorso, questi ban possono anche essere giusti, poi bisogna valutare caso per caso, ma qual è il motivo vero di questo cambiamento incredibile? Com'è possibile che fino a qualche mese fa si poteva dire tutto, o quasi? Poi c'è anche il discorso di Amurant, no, che è tornata, ho messo lo screen qui in community e sul mio Instagram, tra l'altro seguitemi perché lì vi tengo aggiornato anche sulle news più veloci, non posso fare un video ogni volta, ma news di tutto, anche quando ad esempio, non lo so, voglio farmi una foto al fisico, insomma quella è una news importante. E appunto, perché è successo questo delirio improvviso? Andiamo, stavo dicendo, sì, che dopo aver uscito la figa è tornata tranquillamente attiva, tipo dopo 3-4 giorni. Ok, il che a me sta bene, perché poi le persone mi hanno scritto anche in direct su community, ma non dovresti essere contento che l'hanno riabilitata? Certo, ma ci mancherebbe altro, è stato anche accidentale il fatto di far vedere la vagina. Non è accidentale ciò che fa costantemente e insomma è Twitch che chiude gli occhi, chiude proprio, si mette i prosciutti qui. Però cioè, io sono contento che l'abbiano sbannata per una cosa imprevedibile. Però come mai lei dopo 3 giorni e una settimana e noi, quando ha imboccato Cane Pazzo in maniera del tutto imprevedibile nella nostra live? Oh, Omiatol. Omiatol è stato bannato perché all'interno di una sua live IRL, quindi in giro, un ragazzo è entrato, diciamo, nella stream, quindi nella videocamera del cellulare di Omi, e ha detto Frocio a Many Fresh. Sempre sti Froci e sti Negri, è una cosa veramente devastante, raga. Una fobia terribile. Ma andiamo avanti a fare questo. Continuiamo a buttare sotto il tappeto queste fobie, in modo che diventino ancora più grosse. Cioè avremo a breve un gigantesco mostro simil Cthulhu con tutti i tentacolini che prende forza dalla soppressione della parola negro e della parola frocio, va bene così. E quindi anche Omidol è stato bannato per questo motivo. E quindi, quali sono questi due problemi? Il primo, come ho detto, Twitch ha totalmente abbassato la soglia di tolleranza. Basta. Dopo aver acquisito tanti creatori di contenuti con la falsa promessa del siamo diversi da YouTube, no? Anche se sotto le linee, anche se non ha scritto niente, ci mancherebbe altro, ma infatti qui è un discorso più che altro di rispetto e lavorativo, ma nel merito hanno ragione se vogliono bannare queste persone per determinati comportamenti che avevano già segnalato nella policy che noi abbiamo firmato e sottoscritto. Quindi va benissimo. Loro cosa vogliono fare? Vogliono la piattaforma più pulita possibile affinché gli inserzionisti paghino di più. Perché c'è il solito discorso che gli inserzionisti comandano, le pubblicità, comandano la linea editoriale della piattaforma. È successo lo stesso su YouTube. Come mai YouTube penalizza sia in termini di visibilità sia in termini di monetizzazione tutti quei canali che non sono super family friendly? Per questo motivo. Attenzione, qualcuno mi dirà, ma adesso tutti i canali per bambini verranno demonetizzati, questo è un altro discorso, non c'entra YouTube in questo caso, anche per rispondere a tutti gli stronzetti che mi dicevano ma può fare quello che vuole, un'azienda privata, col cazzo, YouTube è stata citata in tribunale ed ha perso una causa con un ente familiare che ha detto dovete prendere delle misure, dato che alcuni contenuti per bambini possono essere pericolosi. Perché? Perché un canale per bambini che passa determinate inserzioni pubblicitarie di vario tipo,
non stanno a specificare, secondo me, soprattutto per quanto riguarda i videogiochi dove paghi, ok, ma anche di altro tipo, questa causa è stata persa e quindi YouTube si è dovuto adattare e di conseguenza demonetizzerà a breve, tra qualche mese, tutti quanti i canali con contenuti per bambini. E però la direzione, questa è una direzione imposta da fuori, ripeto, per tutti quelli che mi dicevano non si può fare niente, ma è un'azienda privata, fa il cazzo che vuole. Certo, va bene, avete ragione voi. E quindi YouTube si è adattato a questa cosa perché ha ricevuto una sollecitazione esterna, altro che sollecitazione, ha perso una causa che ha provato con le unghie e con i denti a vincere. Quindi che cosa stanno facendo queste piattaforme? Stanno disegnando la loro linea editoriale su ciò che gli inserzionisti vogliono. E gli inserzionisti cosa vogliono? La piattaforma più family friendly, perché si sa che i bambini sono quelli che sganciano i soldi chiedendoli ai propri genitori. E fino a qui tutto bene, no, questa era un'altra canzone. E fino a qui uno dirà vabbè, ok, ci stai, ci stiamo, però diciamolo, sempre per il suo discorso, che andiamo avanti così e tutte le piattaforme piano piano saranno queste. E ci sarà l'incredibile ipocrisia di un mondo che è quello più popolato, quello più dove ci sono i soldi, dove ci sono le pubblicità, più popolato in termini, più vivo, diciamo così, dove c'è il dibattito vivo, dove ci sarà l'esorcismo della parola. Stiamo tornando veramente al fascismo, dove non si poteva pronunziare una parola anglofona. Stiamo tornando a questo e noi ci genuflettiamo a ciò. Va bene, lo accetto, ma diciamolo, è preoccupante, è molto preoccupante. Quindi Twitch sta tagliando queste teste una dopo l'altra perché vuole creare il suo parco creators assolutamente appetibile per gli inserzionisti. Dunque rimarranno solamente i gamer che cazzeggiano davanti a un videogioco o giocano in maniera professionale, come Power per esempio, con il quale ho parlato, ma adesso non entriamo nel merito. Perché sono biglietti ambulanti, soldi ambulanti. Non c'è nessun rischio da parte di inserzionisti, perché non si dicono più parolacce, non si dice più nulla, eccetera, e va bene, come se poi i ragazzini non potessero andare su Pornhub, non sentissero nella vita normale alcuni termini. E infatti vi stavo dicendo il paradosso incredibile, dove queste piattaforme hanno questa falsa questo falso alone di politicamente corretto e mondo falato, in un mondo dove invece stanno risalendo le più grandi fobie, le più grandi xenofobie, le più grandi disparità di razza, e l'Italia in questo, ma anche l'America con Trump, insomma, lo dimostra molto bene. L'andazzo politico lo dimostra molto molto bene. Perché? Perché quando tu privi un popolo di esprimersi sui social in un certo modo, ripeto, i social sono una nuova piazza, beh, poi nella vita reale diventa ancora più cattiva, diventa ancora più repressa, dato che non può dire queste cose. E nel momento in cui può esercitare questa pressione, questa compressione, spara negri di merda, andate dal paese vostro, ok? E c'è ad Inolfi, ci sono i convegni della famiglia, ci sono i provita di merda. Va bene? Questo succede, che si crea un popolo di repressi ignoranti, perché non si discute sulle cose, non si riesce a capire, la persona ignorante non riesce a capire la distinzione tra un negro detto in maniera goliardica e un negro detto con il disprezzo, perché tu sei davvero convinto di essere superiore a una persona con la pelle diversa dalla tua. Capisci? Capite? Questo è quanto. Il secondo punto, e adesso concludo, è molto veloce, anche questo video sarà totalmente demonetizzato, ma tanto che ce ne frega, ormai non si guadagna più una lira. Se volete darmi una mano, ragazzi, comunque lo sapete, solite rotture di coglione da YouTuber, mettete like, condividete a più non posso, e iscrivetevi a questo canale, insomma, va bene. Il secondo, che palle sta batteria, il secondo punto riguarda Twitch Italia. Che cosa sta succedendo? Molti streamer, questa è soltanto una mia, al momento, illazione, va bene? Questa è una mia ipotesi, quindi ciò che vi ho detto è quello che sta accadendo. Anche qui non è che ho prove, però
l'andazzo che sto vedendo, cioè lo vediamo tutti sotto gli occhi di tutti e l'abbiamo già visto in altre piattaforme, Instagram, Facebook, non parliamo pure di quello che è ridicolo, cioè su Instagram mi hanno shadow bannato, praticamente se uno cerca Mr. Marra non lo trova a meno che non scrive Mr.Mr.Marra. Perché? Perché mi hanno buttato giù due o tre storie, una dopo l'altra, ovviamente, sempre in queste ultime settimane, perché magari mettevo una storia, ripostavo un altro con Benson che diceva ma vattene a fanculo brutto frocio, cioè non si può più di niente, va bene così. Quindi tutte le piattaforme sono così e abbiamo già un trascorso storico e si può fare un'analisi logica, basta sapere come funzionano i mercati sul web in questo momento. Un minimo di comunicazione pubblicitaria l'ho studiata perché io ho fatto il grafico pubblicitario, quindi nonostante la mia enorme ignoranza da un punto di vista tecnico, che per tutto l'ambiente tecnico, insomma un tech blind per antonomasia, qualche rudimento di comunicazione ce l'ho, di pubblicità ce l'ho. Quindi l'altro problema unito a questo riguarda Twitch Italia e credo anche il resto del mondo, ma io lo vedo insomma qui nel mondo che abito, la pelle che abito, bel film tra l'altro, con Banderas, stiamo andando fuori discorso, quanti fili che ho tirato, però alla fine ce la facciamo sempre, come Arianna, i fili di Arianna. Allora, cosa sta succedendo? Visto che streamer di fascia ormai media, come numero di spettatori, come sub, stanno rosicando perché è arrivata un'altra wave da YouTube, possiamo essere stati noi, Omiatol, tutta questa gente che fa un contenuto diverso dal gaming puro che hanno fatto per anni e grazie al quale hanno mantenuto il dominio della piattaforma, ecco, si sono cominciati a far rodere il culo perché gli abbiamo levato pubblico, dato che quando tu metti davanti agli occhi al pubblico un'alternativa e non continui a lobotomizzarlo con prodotti che sembrano diversi ma sono sempre la stessa cosa, e appunto si creano queste coschette di gamer che fanno sempre la stessa roba con una faccina diversa, ma più o meno è quello, ma quando arriva una bomba nucleare come il Cerbero, una bomba nucleare come Omiatol, magari il ragazzo, ma non dico di essere migliore, ci mancherebbe altro, cioè non è che sto dicendo sono meglio di questo di quell'altro, ma ci mancherebbe altro, dico soltanto che è un contenuto totalmente diverso e loro non vogliono, ovviamente, perché si sono visti calare a picco gli spettatori, sub eccetera, dato che un ragazzino magari vede, entra, c'è il proprio podcast, vede sta faccia di merda, dice ma chi è sto coglione, esco, torno da Marcus Cron, torno da quest'altro. E poi però magari rientra un'altra volta, dice oh, fammi sentire un po' sta cosa politica, e magari la sua coscienza comincia un attimino a, ma fammi, semplicemente ha più curiosità per una cosa diversa, una curiosità, e quindi questi non vogliono. E che cosa fanno determinati streamer, dei quali ovviamente non farò i nomi, nonostante ci siano screen, nonostante stiamo lavorando sulle prove e al Games Week ci vedremo tutti quanti, anche per parlare con i maturati, con i moderatori di Twitch Italia, di questa problematica qui, questo gruppo di stream segnala in massa i canali, anche su contenuti vecchi. E non è un caso che il nostro secondo ban sia avvenuto per il titolo di una clip di 3 mesi fa, o 4 mesi fa, non ricordo. Quindi vuol dire, non che succede qualcosa nella stream, viene segnalata e ci buttano giù, no, vuol dire che scientemente delle persone sono andate a setacciare nel canale Cerbero Podcast, si sono viste tutte le live, tutte le clip ed hanno riportato il minutaggio in cui stava accadendo un qualcosa che poteva essere bannabile. Quindi immaginatevi voi, poi insomma, noi che non abbiamo peli sulla lingua, che siamo scomodi, ma questo non è un discorso complottista perché siamo più bravi, no, semplicemente perché diciamo cose che loro tengono dentro proprio in virtù di questo politically correct, e forse per paura, e quindi in massa segnalano i canali. E allora è chiaro che trovi il pelo nell'uovo in Omiatol, trovi il pelo nell'uovo in Cerbero Podcast, è ovvio, perché se noi dovessimo davvero attenerci tutti alle policy di Twitch non potremmo fare niente, niente, non potremmo fare nulla. E uno dirà, ah, ma queste sono le regole, e infatti, proprio per rispondere a tutti quelli che stanno dicendo ma cambiate piattaforma, avete rotto il cazzo, questo dovremmo fare, ragazzi, ve lo dico qui, nonostante per me sia veramente una cosa abominevole e mi sono anche incazzato in questi giorni quando la gente a cuor leggero dice ah, ma andate su Mixer, andate qua, ma voi non avete nemmeno idea del lavoro incredibile che noi abbiamo investito su Twitch. Siamo stati 10 mesi a streamare ogni cazzo di giorno per crearci ciò che abbiamo creato dopo tanti mesi di fatica, e questa roba
così per uno schiocco di dita di Thanos deve sparire, ci dobbiamo spostare su un'altra piattaforma ripartendo fondamentalmente da zero, perché non siamo Ciccio Gamer o Blur o Yotobi che fanno "oh, sto qua regà, andiamo" e tutti vengono, perché è un pubblico difficile da spostare, giustamente, lo capisco. Ci sono meccanismi economici più complessi su altre piattaforme, invece Twitch era buono da quel punto di vista, perché con Amazon Prime insomma permetteva a chi ci seguiva di sostenerci senza spendere soldi fondamentalmente, perché magari già aveva il suo Amazon Prime per Amazon e allora dice "investo questo Amazon Prime sul Cerbero Podcast, su Omedol, su Panetti, su chi sia". Quindi ci sono altri simpatici streamer di media fascia che erano i detentori, i monopolisti di Twitch, che stanno facendo questo. Per quanto riguarda lo spostarsi, ve lo dico qui, poi dovremo prendere la decisione tutti insieme, ne stiamo parlando ovviamente, probabilmente il Cerbero si sposterà prima o poi, perché putiamo anche caso di tornare dopo un mese di ban, torniamo Cerbero Podcast, io faccio questa previsione e purtroppo, purtroppo fino adesso l'ho azzeccate tutte, purtroppo mi dispiace, ma basta usare in realtà un po' di logica e aver letto un po' di libri distopici, e non sto scherzando, rido ma non è una battuta. Io prevedo che nel massimo, nel giro di un mese, la scure del ban ci colpirà ulteriormente, definitivamente, come Thor che taglia la testa a Thanos in Avengers. E in quel caso probabilmente sarà un permaban, quindi non ci sarà possibilità di continuare su Twitch. Io spero di sì, perché tutto quello che abbiamo costruito... E poi Twitch mi piace come piattaforma, come insomma, da ogni punto di vista mi piace nella forma. Saremo costretti a migrare, non sappiamo bene dove, forse di Live, forse Mixer, non lo so. Cercheremo di mediare con i moderatori, anche al Games Week, e parlare con loro in più streamer, in modo da creare, non dico un sindacato, ma una sorta di fronte oppositore a questo abominio che sta accadendo, a questa veramente pandemia folle. Andremo là con il nostro pubblico, insomma forti del nostro pubblico che è molto fidelizzato, a dire "ragazzi, che dobbiamo fare? Voi non ci volete qui? Va bene, noi andiamo via con questo pubblico", e non è un ricatto, è semplicemente una constatazione, cosa possiamo fare, ci tagliate le gambe, però vedete se conviene anche a voi, tanto qui abbiamo capito che si parla solo la lingua dei soldi, giusto? Libero mercato, libere aziende, bene, visto che tanto da un punto di vista logico, da un punto di vista morale, da un punto di vista umano non vi ne sbattete i coglioni, come è giusto che sia. E anche qui ripeto, va bene, ma io spero che prima o poi arriveremo a fare anche delle leggi a tutela di chi lavora, di chi collabora con queste piattaforme. Faremo questo, andremo lì e diremo cosa dobbiamo fare, ci dobbiamo andare, ci spostiamo con tutto questo pubblico da un'altra parte. Questo è quanto. Ultimo appunto, c'è stato un bellissimo commento nel video precedente che ha giustamente distinto il discorso del dipendente di Twitch o di YouTube ed il partner. Perché io giustamente dicevo siamo lavoratori per questa azienda, no? Ho detto, tanti mi hanno scritto commenti, ma che cazzo dici, siete partner non lavoratori? Vero, ma è vero che è la classica paraculata da azienda che di fatto crea dei lavoratori, perché noi in realtà siamo lavoratori di Twitch, ma non gli dà nessun tipo di diritto, nessun tipo di tutela, il che va bene anche perché facciamo gli orari che ci pare, possiamo scindere il contratto quando vogliamo, eccetera, però abbiamo comunque un po' dei vincoli. Esempio stupido, non possiamo fare live su YouTube finché siamo bannati. Assurdo. Assurdo. Qualcuno pure ha detto, ma nel frattempo fate le live sul Cerbero Podcast, sul canale Cerbero Podcast, che è pure abbastanza grandino. Non possiamo. Non possiamo da contratto. Quindi abbiamo come le nostre limitazioni. E appunto il commento di questo ragazzo giurista ha giustamente detto, però attenzione, perché si può arrivare tranquillamente ad un compromesso ibrido. Vabbè, compromesso ibrido è un po' di incassa. Ad un compromesso, quindi ad un contratto ibrido, che è lo stesso verso il quale stanno arrivando alcune aziende come Deliveroo, come Amazon. Vi ricordate tutto il casino che c'è stato sui corrieri, eccetera? E poi quelli dicevano, ma Amazon è una cosa privata. Certo, però se costringono, c'è stato anche un servizio, mi pare, delle Iene o di Nemo, se costringono i loro dipendenti ad essere degli schiavi veri e propri, che non possono neppure andare a pisciare, ma stiamo scherzando, è chiaro che deve intervenire un ente superiore, anche se sono partner, collaboratori, quello che cazzo è. Tanto avviene anche nelle aziende normali questa robaccia, eh? È il contratto a progetto, di collaborazione, Tutte magagne per avere di fatto dei lavoratori, anche spesso schiavizzati, ma non trattarli come tali. Mi sono rotto i coglioni. Come giustamente YouTube ha dovuto pagare perché un ente esterno gli ha fatto causa,
l'ente riferimento ai bambini. Io spero che tutto questo casino che sta succedendo, non grazie a questo coglione che avete davanti, ma anche quello che succede in America e forse quello che succederà in Twitch Italia, io ci proverò insieme agli altri ragazzi a creare un fronte di opposizione a questa merda. Mi sono rotto il cazzo. E anche per chi dice Marra, ma non fare a Giovanna d'Arco, è brutto rispondere a tutti i commenti, ma purtroppo io cerco di rispondere nel merito, perché non è un discorso di essere permaloso, è proprio perché alcune obiezioni le vedo che sono condivise, però cerco di smontarle, anche perché smontandole ciò che dico acquisisce più forza. Se ho ogni obiezione, anche io sono in dubbio, allora forse sono il torto io. Anche questa cosa qui, non è che io mi senta Giovanna d'Arco, mi senta un rivoluzionario, no, semplicemente io sto perseguendo il mio cazzo di egoismo, ma il mio egoismo è l'egoismo di tante persone e quindi diventa un egoismo altruistico, altruista. Io faccio spesso nei miei video questa distinzione, chi mi segue da tempo lo sa, non esiste un altruismo puro, ma c'è soltanto un altruismo dannoso e un altruismo virtuoso, positivo. Questo credo che sia un altruismo paragonabile alle donne che si sono battute per ottenere il voto, ovviamente in scala infinitamente minore, prendete le giuste distanze, oppure dei lavoratori che non avevano diritti e che si sono battuti per quello. E grazie a quei movimenti sono creati sindacati e tanti enti. All'epoca gli dicevano, ma sei un pazzo, ma la legge è questa, ma le donne non possono votare, ma la legge è questa, oh, ma che sei pazza, ma come ti permetti, è la legge, ma come ti permetti, è un'azienda privata, Twitch. Quindi spero anche di coinvolgere altri streamer, se ci sono streamer all'ascolto e so che mi vedete. Ci vediamo tutti al Games Week e cercheremo di organizzare qualcosa per farci valere, perché no, non siamo degli animali, ma siamo umani. Chi non ha beccato questa citazione si può disiscrivere, no scherzo, poi mi ritrovo con 300 iscritti.